Geroso Picone, che cosa rappresenta l'Avellino in una finale di Coppa Europea? Non è stata molto sentita, eppure ha un valore e un prestigio storico, no? per la Scandone, ma credo per tutta la provincia. Questo sicuramente per il momento, poi magari sarà anche di più, è comunque il massimo risultato che lo sport irpino ha ottenuto nei suoi anni, cioè una finale di una Coppa Europea, probabilmente percepita non come una coppa di primissimo ordine, però è una coppa che ha messo in lizza appunto compagine dell'intera Europa. È un risultato importante che è venuto fuori dopo alcune delusioni, su cui forse un ragionamento andrebbe fatto a freddo. Insomma, adesso è importante che ci sia la regressione massima a questo turno. È venuto dopo l'eliminazione dalla Coppa, dalla Champions, e lì forse ci si aspettava qualcosa in più, per come è venuta, per come è venuta l'eliminazione, per il rendimento, per la tenuta della squadra. E poi dopo l'eliminazione della Coppa Italia, che era diventato un po' il traguardo da seguire come obiettivo primario, considerato che il campionato ormai dovrebbe essere una roba milanese o veneziana, insomma. E questo ha provocato, secondo me, un minimo di delusione da parte del pubblico, che si è innescato anche su un sentimento che, a prescindere da questi appuntamenti, comunque c'è. La piazza avellinese per il basket si è abituata benissimo, negli ultimi anni ha sempre ragionato in termini di scudetto, perdendo forse quel minimo di umiltà e di ragionevolezza che in passato era stato il punto forte. Sarebbe utile, interessante, non soltanto cogliere questo obiettivo, che tra l'altro dovrebbe, insomma, si vedrà, ma comunque dovrebbe vedere la Sidigas in campo contro Venezia, perché una sorta di anticipo anche di quello che potrebbe essere, prefigurarsi una partita di playoff del campionato. E sarebbe utile che ci sia un'adesione, ci fosse un'adesione. A questo proposito ti chiedo, sarebbe opportuno una politica popolare di prezzi per la finale? Dico che probabilmente la politica popolare è stata più o meno fatta anche con le semifinali, insomma, i prezzi sono stati anche abbastanza abbassati, e sì, non c'è stata la grande adesione, come non c'è mai stata adesione al turno infrasettimanale delle coppe, nemmeno con la coppa di livello superiore, con la Champions, probabilmente perché capitava durante la settimana, probabilmente perché c'erano concomitanze di altri appuntamenti anche sportivi televisivi, eccetera eccetera. Io spero che ci sia un tipo di attenzione per il pubblico, perché sarebbe molto utile per tutti, voglio dire, anche per realizzare un quadretto importante per la storia della città.